Ciao a tutti e benvenuti in Agrarian Skies. Io sono sempre Gual e oggi siamo nel primo episodio e un paio di cose prima che iniziamo e vi spiego tutto. Cercherò di non, cioè, cercherò di fare tanti episodi. Oggi, per esempio, ho un intero pomeriggio libero dopo anni, secoli e millenni e quindi tipo passerò tutto il pomeriggio a registrare senza interruzione, poi cercherò di tagliare in modo che venga abbastanza una roba decente. Però iniziamo. Quindi, storia post-apocalittica, 10 anni di orribili cose, mostri infernali si sono mangiati il mondo, sei l'unico sopravvissuto, fine. Bello. Poi abbiamo una mod molto particolare che si chiama Hardcore Questing Mode. Mod 2M. E praticamente ci permette di avere delle quest, degli obiettivi, e una volta che ne abbiamo fatto uno, per esempio fare un po' di legna, ci darà anche dei premi. Ci sono delle mod come mi pare che sia Hunger Overhaul, che praticamente ci trasformano il cibo in meno produttivo, cioè ci danno meno cibo del normale, e quindi soprattutto il cibo è una cosa abbastanza importante qua. Ma iniziamo, ci viene data tutta questa roba qua dentro a questa cesta, un libro di scorta, anche se è decisamente facile da fare, basta un pezzo di cordicella. E iniziamo, io inizierei piantando tipo un albero e facendolo anche crescere. Questa è tipo la casa che c'è all'inizio, è proprio così, è molto figa. E iniziamo tagliando giù un albero. E vediamo cosa riusciamo a ottenere di buono dalla vita. Quindi ci sono due tipi di quest. Una è del crafting, che ci permette di craftare qualcosa. E poi una volta che l'abbiamo fatto possiamo raccogliere il nostro premio. E poi c'è anche il secondo tipo, che è per esempio di consumo, quindi dobbiamo dargli quello che vuole, cioè dobbiamo averlo nell'inventario, poi possiamo premere manual submit, glielo diamo e in compenso ci darà il nostro premio. E poi c'è un altro modo per quelle con il manual submit, che è attraverso il quest delivery system, e noi dovremmo avere qui un hopper per esempio che possiamo attaccarci. E per la terza quest ci chiede di dargli un wood planks. Possiamo darglielo manualmente come abbiamo fatto prima, oppure premere questo select task. Poi premiamo con il tasto destro sul QDS, buttiamo un pezzo di legno qua dentro e vedrete che torna normale perché abbiamo completato la quest e abbiamo finito. E poi ci chiede anche di ridargli indietro l'hopper, quindi lo rompiamo e glielo ridiamo. Ecco a te. E tra le varie ricompense che possiamo ottenere ci sono anche queste reward bag, che sono tipo delle scatole magiche misteriose che noi possiamo aprire e otteniamo un qualche cosa. Per esempio, qua ci ha dato un 16 Advanced Drawbridge con 0,81% di ottenere queste cose, quindi decisamente buono. E abbiamo i nostri drawbridge. Poi abbiamo questi cuori perché infatti se guardate qua nel chat vedete che ho due vite, perché praticamente ogni volta che moriamo perdiamo una vita, ma con questi cuori adesso ce ne aggiunge una e ci dice qua che ne abbiamo tre rimanenti. E questo è un po' come funziona la Hardcore Questing Mod. Quindi io mi metto a raccogliere un po' di legna. E vediamo un attimo qual è la prossima quest che ci chiede di fare. Questa parte all'inizio l'ho già abbastanza vista. Quindi all'inizio ci chiede di fare queste cose, tra cui un crook e un barrel che sono di Ex Nihilo, crafting station e tutte le cose di Tinker's Construct e una cesta. Bello, un sapling, molto utile, mi serve. Occhio a non perdere il primo sapling perché sennò è un disastro. Quindi direi che iniziamo facendo una crafting table
e la trasformiamo in una crafting station che piazziamo tipo qua. Poi ci facciamo una cesta che piazziamo qui di fianco. E come vedete ho anche l'inventario della cesta perché è una crafting station di Tinker's Construct e accede alle ceste vicine. Poi sicuramente potremmo iniziare a farci un bellissimo crook o anche un paio che si fanno in questo modo. Sono di Exnahylo e ci permettono di ottenere più cose da oddio, quanto lagga, che strano. Ci permettono di ottenere più cose dalle foglie, quindi abbiamo più probabilità di ottenere dei sapling e anche dei vermi particolari. Ora fatemi capire perché sta laggando in questo modo. Credo che sia il mio computer che sta un po' andando a farsi benedire. Proviamo a accorciare ancora un po'. Ok. Credo si stia surriscaldando il mio computer, ma fa lo stesso. Oltre a questo ci permettono di ottenere anche dei silkworm, che sono dei bachi da seta, in pratica. Adesso pianto questo e poi cerco di far raffreddare il mio computer in pratica. E torno da voi appena riesco a registrare senza avere questo lag assurdo. Ok, allora sono tornato. Quindi, per prima cosa andiamo avanti con i nostri bellissimi crafting. C'è una ricetta del crafting che credo che non sia normale, che è per fare un pattern bianco. Anziché usare due pezzi di legno e due stick, si possono usare semplicemente quattro stick. Quindi facciamo un altro paio, tipo tre, altri tre dovrebbero bastare. E ci servirà poi un table di questi qua con il legno, un part builder. Poi ci servirà uno stencil table e con una crafting table facciamo l'ultimo pezzo del puzzle che dovrebbe essere il tool station, che andiamo a mettere tutto qua così. Quindi vediamo un po'. Stencil table, tool station la mettiamo qua e poi qua il part builder e vediamo, ah, manca ancora un oak barrel che ha diverse funzionalità e infatti ce ne servirà anche più di uno di barrel, quindi facciamo altri alberelli belli belli. Per fortuna abbiamo un sacco di bone meal per iniziare, così almeno non perdiamo un sacco di tempo ad aspettare che gli alberi crescano. E poi sempre abbassiamo un po' il volume e poi sempre con questi crook raccogliamo anche un sacco di sapling in più, quindi non è come Minecraft normale Skyblock che a ogni albero che pianti rischi di non avere più sapling. E per chi ha giocato un po' a Skyblock sa benissimo di cosa sto parlando, magari dover iniziare 3-4 volte perché perdi i sapling. E lì ho visto cadere, eccolo qua, un cosino, questo qui, un silkworm, ovvero un baco da seta che ci servirà tra un attimo per fare delle string, ovvero delle cordicelle. E adesso vedremo come. Ma per prima cosa finiamo questa quest con il resto della legna che raccogliamo. E praticamente i barrel hanno due funzionalità. Prima di tutto ci permettono di raccogliere dell'acqua, il che è molto utile. Seconda cosa, ci permettono di fare dell'altra terra. Infatti noi abbiamo soltanto quel blocco di terra per iniziare, ma non sarà così per molto, perché con un po' di barrel possiamo fare. Ah, è vero che ci servono gli step. Allora servono questi e poi in questo modo qua, così e così. Adesso ne facciamo soltanto un paio e questi step li andiamo a mettere anche perché non vogliamo sprecare la nostra fame, perché altrimenti moriremo di fame ed è una bruttissima cosa. Se li mettiamo fuori sotto la pioggia, vedrete che raccolgono acqua e si riempiono piano piano. E poi se noi ci mettiamo dentro dei sapling, adesso ne facciamo un altro così possiamo metterci lì dentro, con 8 sapling
faremo un blocco di terra. Adesso vediamo come. Praticamente ci vuole assolutamente un po' di tempo, perché non è proprio una cosa immediata farla terra, ma deve fermentare. Però con un attimo di tempo, di pazienza e un bel po' di sapling faremo un bel po' di terra. E adesso la raccogliamo tutta quanta. Così abbiamo già 23 sapling, che è più che sufficiente per fare altri due blocchi di terra. Devo riuscire a non sprintare, altrimenti finisce male. 1, 2 e questo, grazie mille. E questo qui se lo mettiamo al coperto e ci mettiamo dentro dei sapling. Vedete che piano piano si riempie di questa roba verde. Ce ne mettiamo 8 e adesso non me ne fa mettere dentro più. E piano piano questo qui si trasforma in marrone. Piano 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 piano. E questa roba marrone sarà poi terra che andremo a utilizzare per piantare altri alberi e iniziare a fare tutte queste cose qua. Un altro piccolo trucchetto di questa mappa, se volete giocarci anche voi, è che sotto a questo pezzo di terra c'è una cesta di terra. E adesso andiamo a toglierlo. Grazie mille. E dentro qua ci sono 7 pezzi di terra, quindi ne abbiamo già 8 per iniziare. Questo lo vado a rimettere qua. Quindi anche questo è molto buono. Ah, e quasi mi stavo dimenticando che abbiamo completato un'altra quest, quindi possiamo prendere il nostro reward senza fare o un'ascia o questo. Io direi questo perché così almeno abbiamo un po' di cibo, possiamo cucinarci un po' di cibo. E i cuori possono essere anche un quarto, mezzo, tre quarti, e poi li possiamo combinare assieme per farne uno intero. Quindi non vi preoccupate, raccoglieremo un sacco di roba. Non così buono, un reward non così buono, 2% di possibilità di prenderlo. Abbiamo un po' di fiori che non fanno mai male, delle cobweb che potremmo forse trasformare in string, ma non conviene, visto come facilmente possiamo farle, adesso vedremo. E boh, direi che questo è abbastanza tutto. Quindi, prima di andare avanti, vediamo qual è la prossima quest. Vuole che facciamo queste cose. Per farle, ovviamente, si è letto che il fishing rod sappiamo già che serve delle cordicelle. E poi anche vuole un oxive e un hammer. E anche questi per farle ci serve della cordicella. No, solo il sieve. Per il wooden hammer ci basta del legno. Quindi vediamo di raccogliere ancora un po' di sapling, devo fare altri crook. Saliamo per la nostra bellissima scaletta. Crook, in questo modo sempre. Iniziamo a ritirare un po' di questa roba che abbiamo ottenuto qua dentro. Così, questo anche. Mettiamo via un po', ne teniamo un paio. Tutta questa roba qua non ci serve, la terra mettiamola via che è molto importante. Poi ovviamente più avanti ci saranno modi migliori per fare la terra, ma per il momento questo è quello con cui dobbiamo stare per forza, perché altre possibilità non ce ne sono. Poi ci conviene fare presto o tardi anche una fornace. Però per farla ci serve della cobblestone. E voi mi chiederete come si fa la cobblestone? Adesso lo vediamo. Quindi, vediamo un po'. Adesso andiamo a prendere un pezzo di terra e lo mettiamo in un altro posto, così qui possiamo andare avanti a raccogliere alberi e tutto. E poi iniziamo a fare un po' di cobblestone. Tipo il nostro pezzetto di terra. Lo potremmo mettere al posto di questo. Questo lo raccogliamo, ci mettiamo la terra, facciamo un sapling, faccio anche togliere anche questo, va, tanto non serve. Li teniamo da parte che sono degli ottimi blocchi da costruzione, per il momento che non ne abbiamo neanche mezzo. Perché non cresci? No, eh.
Dove posso metterti che non ti dia fastidio nient'altro? Qua. Oh, molto bene. Adesso cercherò di riempire anche questa specie di pozza. E se noi qui andiamo a metterci sopra un silkworm, piano piano ci trasformerà queste foglie in foglie bianche. Vedete che se guardiamo anche sopra, voilà, perché non funzioni? Ah, ok. Se guardiamo anche sopra, voilà, che sta qua sopra, si dice che sono infested leaves, ovvero foglie infestate, e piano piano diventeranno sempre più bianche e si trasmettono a tutto il resto. Quindi, per non annoiarvi, io adesso faccio un piccolo taglio dove metto a raccogliere altra legna, aspetto che questo qui diventi bianco e poi torno da voi quando possiamo fare il resto. Oh, ok, allora, sono morto. Ottima notizia. Come ho fatto morire? Praticamente sono andato un po' in là per costruire una specie di piattaforma per mettere un altro paio di alberi. Quando sono tornato qui c'era un bell'Enderman, mi ha guardato e mi ha iniziato ad attaccare e sono morto. Punto. Per fortuna ho recuperato tutta la mia roba e ho fatto anche una piattaforma qua. Ho fatto in modo che non puoi cadere in nessun modo, assolutamente. Quindi è abbastanza sicuro. Poi la renderemo anche più bella, eccetera, ma questo verrà più tardi. Perché per intanto tutte queste foglie sono diventate belle bianche di questo bianco puro e possiamo iniziare a romperle con il nostro bellissimo crook. E piano piano vedrete che ci danno delle string o cordicelle, come volete chiamarle, che ci saranno molto utili per craftare le varie cose che ci ha chiesto di fare. Quindi il letto e soprattutto il sieve. E voi mi direte: ma che cos'è il sieve, Gualtiero? Praticamente è un macchinario che ci permette di siftare in pratica, come si dice già, quella cosa che si fa con tipo lo zucchero a velo, sapete quei cosini che si usano per mettere lo zucchero a velo, proprio quelli, esatto, so che ci li state pensando e sapete anche il nome. Praticamente ci permette di raccogliere le tipo piccole impurità dalle varie cose che ci mettiamo dentro. Per esempio, dalla terra ci saranno, vedete anche ci sono proprio anche nel texture. No, sto scherzando, però vabbè. Ci sono delle piccole impurità di pietra e da queste possiamo prendere la pietra. Qui è cresciuto un gran bell'albero. Ora non so se metterci sopra un verme e farlo infestare oppure no. Secondo me no, perché mi darà un sacco di sapling che mi servono per fare altra terra. Qui, come vedete, ho raccolto la terra che c'era dentro e l'ho messa qua dentro, quindi ne abbiamo 8 più quello lì 9 più quello di là 10 ed è già un buon numero per iniziare. E vabbè, andiamo a craftare questa cosa. Per fare il sieve ci serviranno due silk mesh. Mi sa che non mi bastano ancora. Quindi facciamo che far crescere un altro albero. Però è meglio se ci spostiamo da qua perché se si toccano è un cassotto. Quindi mettiamo qua. Ci mettiamo il nostro sapling qua sopra. E andiamo giù pesanti di bone meal. Eccolo qua. Silkworm, e vedete che si è infestato, adesso piano piano si spargerà su tutto l'albero. E intanto noi possiamo iniziare a decimare questo albero per raccogliere i suoi sapling e soprattutto le sue mele, perché vedete che le ho mangiate tutte, ne ho mangiate 14 e comunque non sono riuscito a riempirmi la barra della fame. Quindi, perché ogni mela ci dà tipo mezzo coso di fame, quindi mezzo cosciotto, come volete chiamarlo, e quindi diventa un po' un gran problema, rischiare di morire di fame, soprattutto se continuiamo a saltare in giro e non raccogliamo le mele, eccetera. Quindi, io adesso. Ah, già che ci siamo, questa terra qui, mettiamola a buon uso.
Infatti qua potremmo, vediamo un po', facciamo un paio di conti. 1, 2, 3. Se mettiamo una qua, facciamo 1, 2, 1, 2, 3, mettiamo un'altra. Sì, ci sta. La mettiamo un po' sotto, magari anche un po' più indietro, tanto di qua non abbiamo tutto lo spazio che ci serve. E dall'altra parte possiamo espandere. Adesso non lo voglio fare perché non ho ancora la tecnologia per fare delle torce. Quindi diventa problematico se mi allontano troppo da qua e di là diventa buio, rischio di iniziare a spawnare mostri. Poi togliamo questo waypoint, facciamo così, delete, così almeno non mi dà fastidio. Ah, ogni volta che morite vi dà una testa, quindi faremo tipo tutta una parete piena di teste, conoscendomi. Vediamo qua. Dobbiamo fare questo. Per fare questo cosa mi serve? Un bookbinder. Vediamo un po' come si fa un bookbinder. Eccolo qua. Mi serve della carta che non ho e dello string che ho. Per fare la carta, quello non lo posso fare. Quello non lo posso fare. No, mi serve per forza della canna da zucchero. Ma adesso vedremo anche come raccogliere quella. E per salire là sopra sarebbe cosa buona e giusta se noi prendessimo tipo della legna e iniziamo a andare su in questo modo. Facciamo un po' di nerd piling. Tra tra tra, eccoci qua in cima. Raccogliamo tutte le nostre belle foglioline cercando di non cadere fuori dal mondo, giusto per non perdere tutto quello che abbiamo raccolto finora anche magari. Quindi, poi volevo anche tipo tirare giù questa casa e costruirmene una da me. Quindi, se avete qualche idea di qualche, che ne so io, casa che vi potrebbe piacere così, visto che non sono proprio un grande costruttore personalmente. Oop. Sapling, grazie. È stata una mossa abbastanza stupida saltare giù perché poi sono dovuto saltare su e quindi perdo della fame. All'inizio è tutto un po' così, bisogna stare molto attenti a queste cose, a non buttare via i cosciotti di fame perché rischiamo veramente di morire altrimenti. Un'altra cosa che mi sto dimenticando di dire continuamente è che questa è una map pack che potete trovare sul launcher di Feed the Beast, ma probabilmente molti di voi lo sapranno già. Questa versione a cui sto giocando io adesso è la 2.1.3, che è l'ultima. C'è già da un bel po' questa mappa in giro e anche questa mod pack. Però diciamo che nelle ultime versioni è migliorata decisamente tanto. Secondo me hanno aggiunto anche cose un po' più avanzate, diciamo, per non rimanere sempre sulle cose troppo semplici. Visto che è uno skyblock ma pieno di mod, abbiamo anche cose più avanzate, diciamo più divertenti, eccetera. Poi un'altra cosa, magari vi starete chiedendo perché non mi sono ancora fatto un'ascia di legno. Ma se andiamo a vedere sotto Axe, vedrete che l'ascia di legno, io sto premendo, premo anche R, ma non ha una ricetta del crafting, perché l'hanno tolta in modo che uno non possa farsi un'ascia troppo facilmente, diciamo. Poi, cos'altro è che devo dire? Ah, sì, ci sono due mappe possibili per giocare. Questa qui è una delle due che si chiama Home Sweet Home. Tutto il gameplay è uguale identico, l'unica cosa che cambia è che qua ti dà una casa, un po' una piattaforma, mentre nell'altro è semplicemente, si chiama Flat Platform, ti dà semplicemente una piattaforma piatta, la solita cesta e niente di costruito. Quindi questo è decisamente più carino per iniziare. Poi se uno vuole giocare nell'altro, diciamo che per le persone più creative che gli piace di più costruire case gigantesche, eccetera, magari quell'altro può andare meglio. Non lo so, anche perché qua puoi tranquillamente tirare giù tutto senza farti troppi problemi. Quindi non è quello che ti cambia la vita.
ma magari boh, a qualcuno piace di più partire da qualcosa di piatto. E le trovate entrambe nel pacchetto, e però una volta che morite. Ah, mi è venuta in mente un'altra cosa che devo dire. Prima questa. Una volta che morite, vi toglie completamente tutta la mappa, la cancella, perché comunque è hardcore. Quindi, una volta che morite e perdete tutte le vostre vite, la vostra mappa se ne va. Ciao! E sparisce. Per sempre. Ma dopo un attimo che giocate all'inizio è un po' problematico, ma dopo un po' diciamo che avrete vite a non finire. Soprattutto basta fare un po' di attenzione e basta non guardare ogni tanto la barra della fame, cercare di non allontanarsi dall'isola con tipo fare una striscia dritta di legno, allontanarsi dall'isola perché altrimenti quando tornate indietro sarà pieno di mostri. Un paio di piccole accortezze che chi gioca a Minecraft, chi ha giocato magari a Skyblock un po', sa benissimo, quindi. E nel caso non le sapeste, beh, le sto dicendo io adesso, quindi sorridete. Ah, un'altra cosa, ecco, che adesso mi è tornata in mente, che nel momento in cui la vostra barra della fame finisce, cioè arriva che non avete più cosciotti, zero, morite istantaneamente. Non c'è il scende piano piano la vita, eccetera. No, morite istantaneamente. Adesso qui sarebbe carino se io mi facessi per esempio degli altri cosilli. Quindi facciamo che farli. Facciamo un paio ancora. Poi ce ne serviranno altri di sicuro, sicurissimo. Però vedete che sto raccogliendo, beh, ho già 27 sapling adesso, quindi diciamo che con 27 sapling, se la mia matematica non è sbagliata, 9, 18, 27, mi faccio altri 3, no, 8, 16, 24, quindi mi faccio 3 altri pezzi di terra e mi avanza ancora un sacco di sapling. Quindi se vi capita uno di questi alberi, e per forza vi capita perché tipo c'è una percentuale che accada per forza. Magari dovrete piantarne un po' se siete sfortunati, ma tranquillamente ci arriverete. Non avrete assolutamente nessun problema. Oh, quello è caduto fuori. Peccato. Almeno la mela l'ho presa. Non avrete assolutamente nessun problema. Anche quello è volato fuori. A farvi un sacco di terra. E la terra servirà appunto, come vi ho detto prima, per fare i nostri primi pezzi di cobblestone. Quindi adesso vediamo anche come. E direi che è abbastanza tutto. Sono riuscito a coprire la maggior parte delle cose che dovevo dire. Quindi torniamo al gioco. Quest'albero volevo finirlo, così almeno ne piantavo un altro prima di scendere, quindi faccio così, lo finisco e poi torno da voi quando ho finito qua e facciamo le altre cose, quindi sieve, eccetera.